Penso di averne preso uno grosso. Latte. Ehi ragazzi, guardate qui quante meduse. Queste non sono meduse, sono sacchetti di plastica. Grazie. Oh, qui l'acqua è sporca davvero. C'è solo una cosa da fare, Titans. Comincia l'operazione pulizia. Patatine. Fagioli. Oh, anche così non è cambiato nulla. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e porvi fine. Wow! Ragazzi, c'è un nome su questa bottiglia. Scommetto che questo Pat sa di tutta questa spazzatura. Sarà meglio rintracciarlo. Titans, go! Pat! Ehi, Pat! Pat? Qui? Il Patty, 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 Pat? Pat! 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 Go! Ehi! Pat? 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 Pat! Non troveremo mai quello sciocco di Pat! Da questa parte! Chi ha parlato? Noi due! Quelle bottiglie d'acqua ti parlano! Oh, non siamo semplici bottiglie d'acqua! Siamo anche molecole magiche, è vero? Cosa? Non ci credo! E voi chi sareste? Io sono Polietilene! Polly, in breve! E io sono Tereftalato, ma potete chiamarmi Tara! E quando ci uniamo, diventiamo... Pet! Ma cos'è esattamente Pet? Pet è la plastica più versatile del pianeta! Quindi possiamo trasformarci da semplici bottiglie d'acqua in una varietà di nuovi prodotti, come questo! Con il potere di Pet ci ricicliamo in un... bel giocattolo! Wow! Orrendi maglioni natalizi! Ma come fa ad essere possibile? Voi due siete una specie di maghe, per caso? No, sciocchino! Questo è reso possibile grazie al potere del riciclo! Vi facciamo vedere come funziona! Il processo inizia in questo impianto, dove le bottiglie riciclate vengono inserite in questa macchina che rimuove gli scarti! Quindi è qui che le bottiglie di plastica fanno la pupù? Oh no, no! Non quel tipo di scarto! Questa macchina rimuove le etichette, i pezzi di metallo e ogni forma di plastica contaminata! Anche la plastica può essere contaminata? Sì! Se viene esposta a sporcizia oppure ad altre sostanze tossiche! Ecco perché non si mischia la plastica con gli altri rifiuti, altrimenti non può essere riciclata. Ti ringrazio per la dritta. Poi le bottiglie vengono trasferite in questa macchina, dove vengono lavate e asciugate. Possiamo far passare Robin in questa macchina? Hai disperatamente il bisogno della doccia. Non mi serve una doccia. E infine le bottiglie vengono tagliate in minuscole palline che possono formare nuovi prodotti come tappeti, sedie o persino borse. Ma non serve un centro di riciclaggio come questo per riciclare. No! Potete facilmente riciclare a casa vostra, trovando nuovi usi per gli articoli di plastica al posto di gettarli via. Come trasformare questa bottiglia di soda in un vaso per un orto urbano. Wow, una bottiglia di plastica è davvero preziosa. Quelle bottiglie di plastica sono oro. Ma se tutta questa plastica viene riciclata, perché ce n'è così tanta nell'oceano? Perché solo il 9% dei rifiuti di plastica viene riciclato.